Le seguenti testimonianze sono tratte dal libro di Franco Bevilacqua, Le opere e i miracoli di Padre Pio, pagine 228 e 229. La prima testimonianza riguarda il dottor Ricciardi, che viveva a San Giovanni Rotondo. Era ateo e aveva una particolare avversione nei confronti di Padre Pio. In più, oltre a tutto questo, non credeva in maniera più assoluta nella missione divina della Chiesa, così come nel suo potere spirituale. Un giorno, il dottor Ricciardi venne colpito da una malattia talmente grave che i medici del paese, così come altri medici venuti da fuori, dissero che quella malattia purtroppo era inguaribile e che non c'era altro da fare se non attendere la fine del malato, che peraltro sembrava essere molto vicina. Tantissimi sacerdoti avvicinarono il dottor Ricciardi per cercare di ricondurlo a Dio, ma lui li respinse tutti con molta ostinazione. L'arciprete del paese era amico personale del dottor Ricciardi e tentò anch'egli di convincerlo a ricevere i sacramenti, ma il dottor Ricciardi lo allontanò in maniera piuttosto brusca, affermando che intendeva morire in maniera coerente a quella nella quale era vissuto. In ogni caso, non aveva alcuna intenzione di confessarsi. Quella sera stessa, raccontano i devoti di Padre Pio uscì dal convento, malgrado il divieto di farsi vedere in pubblico, e sordo agli inviti del frate guardiano a restare al convento, disse: "Devo andare a salvare un'anima." E infatti si avviò sotto la neve verso l'abitazione del dottor Ricciardi. Era accompagnato da alcuni frati e circondato da una moltitudine di persone che, avendo ricevuto la notizia dell'uscita eccezionale di Padre Pio, si era riversata nelle strade. Tutti si soffermavano in ginocchio davanti all'abitazione del dottor Ricciardi. Padre Pio entrò da solo nell'appartamento, si avvicinò al malato e si chiuse da solo nella stanza con lui. Non si sa cosa avvenne tra i due, cosa si dissero e quale fu l'avvenimento strepitoso che poté convincere il dottor Ricciardi. Certo è che il medico morente si confessò, ricevette i sacramenti e quando i parenti rientrarono nella stanza lo trovarono che piangeva abbracciato a Padre Pio. E mentre Padre Pio si allontanava, il dottor Ricciardi gli disse: "Padre, beneditemi ancora una volta, per me non c'è più speranza, fra qualche ora sarò morto e voglio lasciare il mondo col vostro perdono e con un'altra vostra benedizione." Padre Pio gli sorrise dolcemente e disse: "La tua anima è guarita, il corpo guarirà prestissimo. Verrai molto presto a rendermi la visita di questa sera al convento." E infatti, tra lo stupore generale di tutti i medici che non riuscivano a dare una spiegazione scientifica a quel prodigio, il dottor Ricciardi guarì qualche giorno dopo, rimase in vita e praticò i precetti della Chiesa per molti anni ancora e si dimostrò fra i devoti più fedeli, amorevoli di Padre Pio. La seconda testimonianza riguarda un altro ateo chiamato Andrea Bacile di San Martino in Pensilis, vicino a Campobasso. Una sera il signor Bacile aveva litigato violentemente con la moglie, quando di colpo vide entrare nella sua stanza Padre Pio, che lo guardava con uno sguardo molto severo. Il signor Bacile fu talmente colpito da quell'apparizione e da quello sguardo che decise che doveva andare a confessarsi. Quindi, in segno di penitenza, volle andare a piedi a San Giovanni Rotondo, rimanendo a digiuno durante tutto il viaggio. Dopo essersi confessato con Padre Pio, al quale non aveva detto nulla di essere a digiuno, Padre Pio gli concesse l'assoluzione e gli disse: "E ora va a mangiare." Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima.